Di nuovo buona giornata, buon pomeriggio. Riprendiamo i lavori con la terza tavola rotonda di oggi che riguarda il superammortamento o iperammortamento. Abbiamo sempre in sospeso la senatrice Anna Cinzia Bonfrisco che dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Quando arriverà interromperemo la sala rotonda come abbiamo fatto stamattina con Garavaglia e la facciamo intervenire. Quindi possiamo partire, mi sembra che ci siamo tutti. Allora adesso ci sarà una presentazione che vedrete e inizia a parlare sulla presentazione l'ospite alla mia sinistra, il dottor Marco Calabrò, che è dirigente della Direzione Generale per le Politiche Industriali del MISE, del Ministero dello Sviluppo Economico. È particolarmente preparato sull'industria 4.0, è per questo che è qui, quindi io do la parola a lui e anche la gestione dell'inizio della, eccolo qua, delle slide. Grazie, buonasera. Prima di entrare proprio nel merito dell'iperammortamento, consentitemi di esprimere anche la mia gratitudine nei confronti della Confida e di raccontarvi anche qual è stato il metodo di lavoro che ci ha condotto alla famosa circolare dello scorso maggio che riguarda in maniera specifica, magari poi ci ritorneremo sicuramente, il vostro settore. Perché proprio da questo scambio continuo che c'è stato con, in questo caso con la vostra associazione, ma più in generale quello che abbiamo fatto noi, abbiamo inteso questo piano Impresa 4.0, è stato quello di un piano che non è un piano costruito a tavolino dai tecnici del Ministero dello Sviluppo Economico senza un confronto con le imprese. Il piano ha un senso proprio da questa interlocuzione continua con quelli che sono i fruitori delle norme che abbiamo immaginato e quindi si modifica, in qualche caso si estende rispetto a un'interpretazione iniziale la norma, in qualche altro caso la si qualifica meglio, però è proprio da questi scambi con le associazioni che secondo me il piano acquisisce più robustezza e più forza. E lo scambio, devo dire, con la Confida è stato particolarmente proficuo e siamo arrivati, credo, a definire un punto di arrivo soddisfacente sia dal punto di vista di chi fa le norme, sia dal punto di vista di chi ne dovrebbe fruire. Come abbiamo pensato in generale a questo piano? Questo piano nasce da un'analisi della situazione del contesto delle imprese italiane. Un'analisi che aveva portato a individuare alcuni elementi di debolezza. In particolare, quando abbiamo iniziato a lavorare al piano, abbiamo verificato che le imprese italiane avevano raggiunto il massimo livello di obsolescenza dei mezzi strumentali utilizzati. Cioè avevamo una vita media delle macchinarie all'interno dell'impresa che oscillava tra i 13-14 anni, il massimo raggiunto negli ultimi 40 anni e che non ha alcun termine di paragone di questo livello con le imprese dei nostri competitor. Naturalmente a un'obsolescenza dei macchinari faceva riscontro anche un ritardo in termini di competitività, in termini di produttività. Peraltro spesso questi investimenti che venivano fatti dalle imprese, abbiamo detto pochi, erano spesso allocati in attività non particolarmente non ottimali, quindi locazioni non efficienti. Il piano quindi ambisce da quel punto di vista a spostare, innanzitutto a incrementare, a fare riattivare il ciclo degli investimenti e a spostare questi investimenti verso delle misure, verso degli obiettivi che siano più innovativi, quindi in grado di aumentare la performance, migliorare la performance delle imprese. Però il piano parte anche da altri presupposti, non è soltanto un problema di investimenti. In Italia c'era anche un problema di competenze, c'era e in realtà continua a esserci un problema di competenze, certamente di competenze tecnico-scientifiche,
Soltanto il 14% dei nostri laureati sono laureati nelle cosiddette materie STEM. C'è poi una grandissima fetta di giovani che non studia, non lavora, è esclusa dal mondo del lavoro e della formazione. C'è poi un ulteriore problema di mismatch tra le competenze richieste dalle imprese e le competenze disponibili sul mercato. Faccio un esempio per tutti: noi avevamo attivato in tempi recenti i percorsi professionalizzanti, i cosiddetti ITS, e gli ITS a oggi sfornano non più di 9.000 studenti. Pensate che il termine di paragone, la best practice europea, che è quella della Germania, ha un dato equivalente a 760.000 studenti formati dall'ITS. Quindi pensate, 9.000 contro 760.000. Quindi un altro filone su cui si concentra il piano Industria 4.0 è quello della formazione. Il terzo problema più evidente è quello delle infrastrutture. Cioè, se la rivoluzione Industria 4.0 si basa sull'innovazione, si basa sulle nuove tecnologie, si basa sull'utilizzo del dato, naturalmente occorrono delle infrastrutture immateriali adeguate. A oggi 2/3 delle imprese italiane risiede in luoghi dove la copertura della banda non è ultralarga, non è neanche la banda larga. Quindi i tre problemi, le tre cose su cui si concentra il piano sono riattivare gli investimenti, puntare alla formazione e investire in infrastrutture. A oggi do un dato di sintesi che è emblematico su come si posiziona l'Italia quando abbiamo iniziato a lavorare al piano. L'Italia in una classifica europea sulla digitalizzazione si colloca al 26esimo posto su 28 paesi, quindi proprio in coda all'Unione Europea. Come abbiamo provato ad affrontare questi tre problemi? L'abbiamo provato ad affrontare con una logica che era del tutto innovativa per il Ministero dello Sviluppo Economico e per il Governo. Sapete bene che da noi, fino a pochi anni fa, vigeva come misura principe quella del bando, quindi poche risorse allocate su un numero ridotto di imprese, e abbiamo invece totalmente stravolto questo tipo di approccio pensando che l'esigenza del nostro paese era quella di rendere quanto più sistemico possibile questo salto tecnologico e questo salto innovativo. E per renderlo più sistemico occorrevano delle misure semplici, automatiche, e abbiamo immaginato che la formula corretta per poter raggiungere questo obiettivo fosse quello della misure di agevolazione fiscale. Il tutto fatto cercando di garantire la possibilità di accesso a tutte quante le imprese, operando quindi in una logica di neutralità settoriale, in una logica di neutralità dimensionale e in una logica di neutralità territoriale. Quindi tutte le imprese di tutti i settori, in qualunque forma giuridica, possono accedere alle agevolazioni che abbiamo messo in campo. L'unica cosa che abbiamo immaginato per l'iperammortamento, ma è l'unica misura, abbiamo individuato delle aree tecnologiche su cui devono insistere gli investimenti. Un'ultima cosa che abbiamo fatto, un'ultima caratteristica del piano, è quella di non buttare, come dire, tutto ciò che era in vigore fino al pre-piano, quindi tutte le misure che c'erano state e che avevano funzionato, abbiamo analizzato, abbiamo fatto uno studio di monitoraggio, uno studio di valutazione, e tutte le misure efficaci le abbiamo riconfermate e le abbiamo riorientate rispetto a quelli che erano gli obiettivi del piano Industria 4.0. In sintesi, in cosa consiste il piano? È vero che si parlava dell'iperammortamento. Perché sto insistendo sul piano? Perché secondo me l'iperammortamento è solo un tassello del piano, e l'efficacia dell'iperammortamento è un'efficacia che diventa piena soltanto se la si inserisce all'interno di questo contesto generale del piano. Perché, come abbiamo detto, tre macro problemi, quindi problemi complessi, non possono essere risolti con soluzioni semplici. Occorre una soluzione articolata, organica, ed è quello che vuole fare, è l'obiettivo del piano Industria 4.0. Le misure principali del piano sono il superammortamento, l'iperammortamento e poi alcune misure di supporto alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione.
Superammortamento e iperammortamento ragionano in un termine di maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni strumentali. Il superammortamento l'avevamo immaginato come una misura che dovesse accompagnare i percorsi di sostituzione, ammodernamento dei processi produttivi. Quindi ho un macchinario obsoleto, lo sostituisco con un macchinario che abbia più o meno le stesse caratteristiche e posso fruire di un'agevolazione, che è un'agevolazione che in termini percentuali, sia pure su un periodo che è naturalmente distribuito sul periodo di ammortamento, vale circa il 7%. L'iperammortamento richiede qualcosa in più. Cioè l'iperammortamento immaginavamo che fosse una misura che inizia ad accompagnare, quindi da il là ad avviare dei percorsi veramente di innovazione in chiave 4.0. Quindi è come dire una misura che contrasta, consentitemi questa espressione, un attrito di primo distacco delle imprese nei confronti di un processo 4.0. E ci sembrava che proprio attraverso una misura di agevolazione fiscale che induce le imprese ad acquistare dei beni tecnologicamente più avanzati, si potesse iniziare a introdurre, inoculare nelle imprese questa idea di sviluppo in termini più innovativi, di digitalizzazione dei processi produttivi. Tutti questi strumenti, misure che abbiamo immaginato nel piano 4.0 concorrono a definire un quadro fiscale che oggi per gli investimenti innovativi è tra i più vantaggiosi al mondo. Qua vedete una classifica che è stata stilata da un'università e da un centro di ricerca tedeschi insieme alla Pricewaterhouse, che colloca l'Italia al secondo posto dopo l'Irlanda per vantaggiosità fiscale, chiamiamola così, sugli investimenti innovativi. Addirittura arrivando a definire un tax rate che è negativo. Come si fa ad arrivare a questo tax rate negativo? Perché le misure del piano 4.0 sono tutte cumulabili tra loro e quindi in una architettura intelligentemente costruita si può arrivare addirittura a ottenere un tax rate di questo tipo. Sempre grazie al piano Industria 4.0, un'analoga classifica stilata da un istituto americano colloca per la prima volta in assoluto l'Italia tra i 10 paesi più attrattivi in termini di investimenti diretti esteri, con un balzo di 6 posizioni soltanto nell'ultimo anno, un balzo che è interamente garantito dal piano Industria 4.0, pur in presenza, viene affermato, viene detto nel rapporto, di un quadro di incertezza economica e politica che avrebbe invece determinato una maggiore difficoltà del Paese. La risposta che abbiamo avuto dalle imprese sulla fruizione delle misure, in generale del piano Industria 4.0, sono state molto confortanti. Qua vi mostro qualche dato. Nel lato sinistro della slide, come potete vedere, è un'inchiesta, un'indagine che è stata svolta dall'Istat su tutte quante le imprese sulle principali misure del piano Industria 4.0. Si è chiesto alle imprese quanto ha inciso la presenza delle misure nelle decisioni di investimento. Sul superammortamento, che era la misura tecnicamente più semplice, come vedete c'è una elevatissima percentuale di imprese che è stata influenzata dal superammortamento, siamo intorno al 60%. E la cosa secondo me più interessante della slide è anche che la differenza della fruizione di questa misura tra le tre tipologie di impresa, piccola, media e grande, è tutto sommato irrilevante, quindi piccola impresa, media e grande impresa riescono ad accedere indistintamente a una misura che, ripeto, è costruita in maniera molto semplice e molto automatica. Via via che queste misure diventano un po' più complesse, perché nell'iperammortamento abbiamo detto che c'è quel elemento di complessità tecnologica, si modifica questo accesso alle misure da parte della dimensione di impresa, quindi è più facile l'accesso per la grande impresa e un po' meno semplice per le piccole imprese. Ci collochiamo comunque intorno a un livello che resta alto, 30% per le piccole imprese,
quasi il 60% per le medie e grandi, ma che secondo noi dovrebbe essere l'obiettivo, il focus su cui puntare nella nuova edizione del Piano Industria 4.0 che ci sarà nel 2019. Sugli altri strumenti il discorso è del tutto replicabile. Quindi a oggi, secondo un altro dato, un'altra indagine che è stata svolta in questo caso dal Ministero dello Sviluppo Economico, quasi il 20% delle piccole imprese ha realmente attivato un processo di innovazione 4.0, ha inserito in impresa una tecnologia 4.0 con percentuali molto più elevate per le imprese più grandi. Le imprese di grandi dimensioni arrivano quasi al 50%, le imprese di media dimensione si avvicinano al 45%. Sempre nell'indagine condotta dal Ministero dello Sviluppo Economico su 25.000 imprese, indagine campionaria ma con un campione molto corposo e diversificato a livello settoriale, abbiamo anche indagato qual era l'obiettivo dell'investimento da parte delle imprese che avevano avviato questo percorso innovativo. Diciamo, superando quelle che erano delle nostre preoccupazioni, dei nostri dubbi, la cosa molto confortante è che soltanto 6 imprese su 100 avevano come obiettivo quello della riduzione del personale, mentre la gran parte delle imprese, direi quasi tutte le imprese, aveva degli obiettivi legati all'incremento, al miglioramento della performance delle imprese, quindi flessibilità, maggiore flessibilità, aumento della produttività, riduzione, e qua credo che sia uno degli elementi che potrebbe molto interessare il vostro settore, riduzione degli errori della macchina, aumento della qualità nell'erogazione del servizio. Questi erano più o meno gli obiettivi a cui mirava il Piano Industria 4.0. Qua abbiamo un ulteriore elemento, un ulteriore dato interesse. Vi fa vedere come nel corso del scorso anno, i dati sono aggiornati al 2017, tenete conto che trattandosi di investimenti c'è un certo ritardo nell'avere il dettaglio settoriale, comunque nel corso del 2017, grazie alle misure del piano 4.0, i beni più direttamente riconducibili all'iperammortamento hanno avuto un'esplosione in termini di domanda interna, cioè quanto le imprese italiane richiedevano quei beni. Abbiamo una percentuale del 12% sui macchinari, che è la quota principale, e una percentuale sempre prossima al 10% per le altre classi di beni agevolate dal 4.0. Il termine di paragone per i beni che non sono 4.0 è di circa il 4%, quindi una differenza di 6 punti percentuali che in prima battuta si può immaginare sia interamente attribuibile alla spinta propulsiva verso questi acquisti che è stata data dal Piano Industria 4.0. Venendo in particolare al vostro settore, quando ci siamo trovati a ragionare sulla possibilità di applicazione del beneficio dell'iperammortamento anche alle vending machine, naturalmente abbiamo avuto un'esigenza di una necessità di rendere coerente un piano che si rivolgeva a tutte quante le imprese. La Confederazione effettivamente è venuta a trovarci al MISE dicendo: ma le nostre imprese come possono accedere alle agevolazioni dell'iperammortamento? Che è un'agevolazione che in prima stesura sembrava più diretta, effettivamente devo dire lo era, alle imprese, ai macchinari da allocare nelle imprese manifatturiere, peraltro preferibilmente a produzione discreta. Quindi il piano, che inizialmente non a caso si chiamava Piano Industria 4.0, ma che poi si era deciso di rendere aprire a tutte quante le imprese il Piano Impresa 4.0, richiedeva una interpretazione un po' estensiva di quelle che sono le voci delle tecnologie agevolabili. Cioè l'iperammortamento come è impostato? Questa maggiorazione fiscale è legata a due elementi. È legato al rispetto di questi requisiti tecnologici descritti allegato alla legge di bilancio, sono
delle voci che descrivono i macchinari effettivamente agevolabili. Dall'altro lato è legato al fatto che questi macchinari rispettino determinati requisiti tecnici che potremmo individuare come la declinazione che ha voluto dare il MISE del concetto di 4.0, che in primis passa dalla necessità di interconnessione dei macchinari e che a seconda del tipo di investimento si articola in maniera differente. Ma non entrerei adesso nel dettaglio di questi elementi. Sui macchinari della vending machine bisognava quindi innanzitutto capire se le imprese di questo settore potevano accedere o non potevano accedere all'investimento, quindi se c'era un limite di natura settoriale, che è stato immediatamente chiarito, non esisteva. Dall'altro lato bisognava ricondurre il bene a una delle voci dell'allegato A. Operazione non banale, perché l'allegato A, ripeto, nasceva con altre finalità. Tuttavia, per assimilazione e per rendere la misura quanto più estensiva possibile per il settore, quindi senza introdurre delle discriminazioni, abbiamo valutato delle varie possibilità e siamo arrivati a ritenere che le vending machine potessero essere considerate, assimilate quasi come un negozio e in quanto tale potesse essere associata, il macchinario, la macchina, potesse essere associata a una voce specifica che fa riferimento ai magazzini. Quindi magazzini automatizzati, interconnessi ai gestionali di fabbrica. A questo punto bisogna fare il passaggio ulteriore, cioè cercare di capire come queste macchine rispettavano i requisiti. Adesso, alcuni requisiti sono più banali. I requisiti principali sono quelli dell'interconnessione e dell'integrazione automatizzata. Sono questi i due requisiti caratteristici dei magazzini, cioè di questa voce del magazzino automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali. Occorreva naturalmente anche in questo caso fare un discrimine, perché l'obiettivo della misura è quello di spingere gli investimenti verso i macchinari, verso i sistemi più avanzati, e quindi bisogna fare un discrimine tra l'esistente e ciò che è un po' la parte più avanzata, quasi la frontiera a volte del settore. E questo discrimine è stato fatto cercando di interpretare questi concetti di interconnessione e di integrazione, che nel caso dei macchinari, vi faccio notare, sono praticamente sovrapponibili nel caso delle vending machine. Quindi, perché una vending machine possa essere agevolata, è sufficiente che sia in grado di scambiare bidirezionalmente dati con un sistema gestionale di fabbrica. Come può essere declinata questa scambio bidirezionale lo vedete nei due riquadri, dove avete degli esempi di scambi possibili. Quindi il sistema gestionale, per esempio, deve essere in grado di modificare il prezzo del bene della vending machine da remoto, quindi deve comunicare questo comando. La vending machine deve comunicare a sua volta alcune informazioni al sistema gestionale, per esempio la giacenza dei prodotti, per esempio altre informazioni di natura diagnostica sullo stato di manutenzione del macchinario stesso. Quindi l'unico elemento che è richiesto nel caso delle vending machine è che tecnicamente la vending machine e il sistema gestionale di fabbrica possano dialogare, quindi siano in condizioni di dialogare. Questo è l'unico elemento richiesto alle vending machine. Credo che siamo arrivati a, ripeto, grazie al supporto della Confederazione, a un punto abbastanza chiaro sull'utilizzo della misura. Chiudo con le novità che ci saranno nel 2019. Premesso che il 2019 è chiaramente legato all'esito della discussione parlamentare, dell'iter parlamentare della legge di bilancio, quello che è entrato oggi in legge di bilancio è una proroga dell'iperammortamento, sia pure con una rimodulazione parziale del beneficio. Cioè, se prima non era individuato alcun limite all'investimento ed non c'era quindi un tetto massimo all'investimento, adesso abbiamo ridotto a 20 milioni l'investimento ammissibile all'agevolazione. In più abbiamo
individuato degli scaglioni di investimento, agevolando un po' di più gli investimenti di dimensioni minori. In particolare è confermata la maggiorazione al 150% per le imprese che investono, cioè per gli investimenti fino a 2 milioni e mezzo, per la parte eccedente di 2 milioni e mezzo fino a 10 milioni l'agevolazione da 150% ridotta al 100%, per la parte ulteriormente eccedente fino a 20 milioni l'agevolazione, la maggiorazione è ridotta al 50%. Questo in qualche modo è coerente con i dati che vi ho illustrato in precedenza, che mostravano come la grande impresa, quindi i grandi investimenti, sono stati già attivati dalle misure in corso nel 2018, nel 2017, mentre il vero obiettivo di politica industriale, la vera necessità, era quella di focalizzare l'intervento sulle imprese di più piccola dimensione, quindi di ampliare la platea dei beneficiari dell'iperammortamento. Chiudo aggiungendo soltanto un ultimo elemento. Sempre in legge di bilancio abbiamo associato al piano, abbiamo aggiunto al piano un'ulteriore misura che nella nostra logica dovrebbe sostenere questi percorsi di innovazione ed ammodernamento delle industrie italiane. Cioè, noi abbiamo immaginato che l'ingresso, come ho detto prima, nel mondo del 4.0 avvenisse attraverso l'agevolazione fiscale sul macchinario, e quindi tutta la prima edizione del piano 4.0 puntava al macchinario. Adesso stiamo cercando di fare un passo ulteriore e andare dal macchinario specifico al processo produttivo innovativo dell'impresa, e quindi vorremmo accompagnare questa ulteriore evoluzione delle imprese, quindi un passaggio ulteriore rispetto a quanto è richiesto dall'iperammortamento, dando la possibilità soprattutto alle piccole imprese e alle microimprese di fruire di un voucher per un manager dell'innovazione, quindi un beneficio a fondo perduto per introdurre un manager dell'innovazione in impresa che possa guidare proprio questi processi di innovazione, quindi un manager con delle competenze specifiche mirate per l'innovazione in chiave 4.0. Io mi fermerò qua. Grazie. Allora, io procederei così. Questo tema è estremamente interessante. Immagino che in sala ci siano delle curiosità, delle domande per capire, perché qua è in gioco, diciamo in generale, il futuro di un'impresa, l'investimento e quindi il futuro di un piano, di un'impresa, di un piano industriale, di un piano di impresa. Prima di coinvolgervi, però io coinvolgerei chi c'è nella tavola rotonda, per avere magari una valutazione anche su quello che ci ha detto dottor Calabrò. Io abbiamo qui alla mia destra Antonio Tartaro, che è l'amministratore delegato di IVS, lo conoscete tutti, sono sicuro, e Marco Maio, anche lui, direttore commerciale di Coges. E io a entrambi, chi vuole iniziare mi risponde per primo, chiedo una semplice valutazione di quello che ha detto il dottor Calabrò, soprattutto su un aspetto che volevo chiarire. La filosofia del piano Industria 4.0, ci è stata spiegata, era quella della neutralità il più possibile rispetto a tutte le imprese. Il vending però è stato introdotto, se non sbaglio, dopo un anno e mezzo. No? Rispetto ad altre imprese, e lei ci ha spiegato questa
questa definizione del meccanismo bidirezionale della macchina interconnessa, che poi è stato il requisito richiesto. Ecco, volevo sapere su questo qual è la valutazione, se questo tempo è stato considerato, come dire, giusto, era necessario, se il settore ha perso, ritiene di avere perso un'occasione. Poi naturalmente lo chiedo a voi in rappresentanza delle vostre aziende e per quello che è la vostra esperienza. Insomma, mi interessava questo aspetto. Come, diciamo, come azienda rispondo io, giusto, come settore rispondi tu. Come settore, magari avendo il polso del... Come azienda è forse, se non l'unica, una delle poche, assolutamente no. Scusatemi, se potete scusarmi, però vi devo interrompere, perché è arrivata, che noi stavamo aspettando la senatrice Bonfrisco, che è di corsa, perché oggi è una giornata terribile. Io la chiamerei subito sul palco, facendo un brevissimo, poi dopo riprendiamo la tavola rotonda da dove l'abbiamo interrotta. Alla senatrice ricordo solo che nella tavola rotonda precedente abbiamo parlato soprattutto della direttiva che riguarda la plastica, che riguarda la fine dei prodotti monouso di plastica, che interessa soprattutto questa platea, e che ha in lei, che è nella commissione parlamentare che si occupa di cose europee, ha un punto di riferimento importante, quindi ci dica qualcosa. Grazie, buongiorno a tutti, e scusate se vi ho raggiunti solo ora, dopo che avevamo invece concordato che stamattina avrei volentieri partecipato ai vostri lavori, ma il voto di fiducia che ieri sera si doveva realizzare si è realizzato solo stamane, e la mattinata, insomma, è stata rovinata da questo. E a me dispiace molto, perché io ho conosciuto già nella mia precedente esperienza parlamentare, nella passata legislatura, il tema da voi rappresentato di questo settore in crescita così importante che ci porta nel futuro, che però noi regoliamo e trattiamo ancora come fosse un pezzo del passato. Nella mia attività in Commissione Bilancio tentammo di contenere i danni di un aumento dell'IVA che diciamo così creava disarmonia nella vostra attività, soprattutto quella legata alle gare, e che immetteva un elemento di incertezza e di insicurezza. Poi purtroppo l'elemento di incertezza si è stabilizzato, è diventato una certezza, e il tema fiscale è un tema che riguarda tutti, la vita di tutti noi, di chi fa impresa, di chi manda avanti aziende, di chi le dirige e anche di chi consuma, ed è spesso difficile comprendere come politiche fiscali di un certo tipo possono danneggiare pesantemente alcuni settori che magari stanno nascendo, stanno per crescere, e che una fiscalità sbagliata rischia di danneggiare. Oltre questo tema, voi siete portatori di ben altri temi oltre questo, e a me piace pensare che nei dettagli tecnici si nasconde il diavolo, ma nel quadro generale c'è invece quello che noi dobbiamo cogliere, e noi dobbiamo poter cogliere una trasformazione della distribuzione, del commercio, che un po' alla volta riguarderà la vita di tutti noi, e tutti noi dobbiamo poterla approcciare nel modo giusto, avendo a che fare con imprese che interpretano questa dinamica di cambiamento, di evoluzione, e comunque si fanno carico di offrire al mercato, al consumatore, ciò di cui ha bisogno, anche in un modello organizzativo diverso. Io questo lo ritengo, ritengo questa la parte più importante culturale della vostra offerta. È ovvio però che stando in una filiera così complessa e così dinamica, ogni cambiamento rischia di essere un appesantimento, un aumento di costi, una difficoltà in più. È chiaro che la direttiva plastica cambierà
molto del nostro modo di consumare, di comprare e di consumare. E noi dobbiamo avere ben chiaro che nel recepire quella direttiva, che questa più di altre non è mai neutra, non passa così. Quando passa una direttiva fa morire qualcosa e fa nascere magari qualcos'altro. Non so cosa nascerà, per certo muore un certo modo di produrre packaging, di produrre ciò che poi noi compriamo, acquistiamo quotidianamente. E allora le due grandi questioni da tenere bene in considerazione rispetto al nostro modello economico sono quelle legate alla produzione, e noi ne abbiamo parecchia, non siamo più la chimica di un tempo, ma ne abbiamo ancora molta da difendere, e la parte invece della filiera che distribuisce fino a quel consumatore finale, che sono io, che devo imparare magari a acquistare meglio, diversamente. Ecco perché mi sono resa immediatamente disponibile al vostro presidente, alla vostra associazione, per leggere quella direttiva e recepirla nel nostro contesto giuridico e quindi economico nel modo giusto, sapendo di poter contare sulla collaborazione di un governo che sono certa, sia nella parte tecnica che nella parte politica, vorrà prestare la massima attenzione a tutto questo, a ciò che noi non dobbiamo mettere in difficoltà, ma dobbiamo invece valorizzare per sostenere un processo che, come quello che voi rappresentate, nella filiera della distribuzione svolge un ruolo importantissimo. Adesso non è perché la vostra assemblea, ma poter sapere di avere una distribuzione di qualità in una modalità, in aree, in luoghi, in punti di incontro della comunità, dove un piccolo genere di conforto è comunque parte della nostra vita alla quale non vogliamo rinunciare, è per me la cosa più importante. Ecco perché sono qua solo a confermare il mio impegno, ad augurarvi buon lavoro e a confermare la mia totale attenzione a questo mondo, e per cui quando sarà il momento voi verrete auditi e porterete le vostre proposte, insieme a voi studieremo quelle soluzioni dal punto di vista giuridico che, diciamo, ottimizzino il vostro lavoro e che nel modo più assoluto non devono procurarvi alcun danno. Grazie, buon lavoro a tutti. Grazie alla senatrice Bonfrisco. Allora, noi possiamo riprendere. Riprendiamo e ridò la parola a Mario Maio che aveva appena iniziato. No, devo un po' rappresentare il polso del vending lato di chi produce, quindi un po' una misura di come è stata accolta l'iperammortamento nel vending. Devo dire che ad oggi il feedback che abbiamo dal mercato è abbastanza tiepido, freddino anzi, più che tiepido, e vorremmo anche in questa sede cercare di parlare di alcuni punti, e chiedo a voi, io mi sono fatto le mie idee, però vorrei che fosse il pubblico, i rappresentanti dei gestori in questa sede a fare le domande o a esprimere quei dubbi che hanno portato il vending ad oggi ad avere una situazione così ancora attendista, direi, nei confronti dell'iperammortamento. Ed è questa l'occasione per andare a capire se ci sono magari dei timori o delle situazioni non chiare. Penso che nella maggior parte dei casi il problema derivi da una mancanza di conoscenza o di fiducia nel fatto di dover autocertificare qualcosa e per un periodo temporale così, così lungo. Quindi magari non entriamo nel merito della presentazione, magari la possiamo utilizzare a fronte di qualche domanda. Se non ce ne sono, magari la faccio io, la prima. Lei vuole aggiungere qualcosa? No, aspetto la domanda di Mario. Allora,
Faccia lei la prima domanda. La prima domanda, diciamo che in questo impianto probabilmente uno degli aspetti più critici, diciamo la chiave di volta che regge tutto il sistema applicato al vending, è il concetto di gestionale. Nella classificazione del bene noi siamo stati assimilati al magazzino automatico. Quindi do per scontato che la nostra posizione è un dato di fatto, cioè non dobbiamo giustificare o provare il fatto che una vending machine rientri in quella categoria, perché è stato dato, è stata assimilato a. Quello che noi dobbiamo dimostrare è il rispetto dei famosi 5 più 2 punti, quindi tra questi abbiamo citato l'interconnessione, che è una cosa abbastanza semplice ed è stata anche ben esemplificata nella circolare del 23 maggio. E l'altro aspetto è quindi la bidirezionalità, mettiamolo in questo senso. L'interconnessione automatizzata coi gestionali è un tema, in tre parole si può rappresentare il mondo. Ed è importante fare chiarezza su questo aspetto, perché abbiamo detto anche prima, per altri argomenti, quando parlavamo della legge sui corrispettivi, il vending è fatto di realtà strutturate che hanno già un gestionale e di realtà che il gestionale non ce l'hanno, o hanno degli strumenti, diciamo, operativi che sostanzialmente sono stati messi in campo di fatto nel 2017 per rispettare la legge dei corrispettivi. Questo del gestionale in alcuni casi è visto come una barriera di ingresso abbastanza importante, perché il gestionale si porta dietro tutta una serie di cambiamenti anche a livello organizzativi che in alcuni casi spaventano il gestore. Questo non lo so perché. Il concetto di gestionale noi l'abbiamo visto rappresentandolo sulla nostra logica, la nostra esperienza di gestionale. Cioè il gestionale nel vending è associato a quei 2 o 3 produttori storici e basta, non esiste SAP, non esistono altri sistemi, o meglio, possono esistere in realtà molto grandi, ma non fanno parte della gestione delle vending machine, magari sono diciamo dei gestionali a supporto della parte contabile e quant'altro. Nella nota del 23 maggio c'è nella pagina 13-14, quindi sono praticamente quasi 2 pagine, c'è una descrizione abbastanza approfondita del concetto di automazione, e si parla di tracciabilità, si fanno tanti esempi. E lì non si parla di gestionale, ma, o meglio, la mia interpretazione è che lì il gestionale è visto come lo strumento a supporto dell'attività, diciamo, logistica, vista nelle varie declinazioni, dove per logistica può essere anche la gestione del mio tecnico, la gestione automatizzata, tra virgolette, del tecnico che è in campo, che viene avvisato se c'è un'anomalia in maniera automatica per andare sulla macchina, sul distributore che ha un problema. Per fare questo non occorre un gestionale. Ok? Quindi questo è un elemento chiave ed è molto importante per tutte quelle realtà che non hanno il gestionale. Poi magari entreremo nel merito, cercheremo di capire perché quelli che hanno il gestionale comunque hanno mostrato un atteggiamento così non particolarmente entusiasta, però partiamo dalla base, dalle realtà meno strutturate. Quindi la domanda è rivolta al dottor Calabrò. Allora, la ricostruzione correttissima.
E cosa abbiamo fatto nella circolare, ripeto? Abbiamo individuato e declinato il concetto dei 5 più 2 requisiti e in particolare il concetto dell'interconnessione e dell'integrazione. Sull'interconnessione e l'integrazione, che nel caso della vending sono concetti abbastanza assimilati, anzi direi quasi sovrapposti, è detto, esplicitato nella circolare, che è necessario, ma è anche sufficiente, che avvenga questo scambio bidirezionale. Quindi che la vending possa scambiare informazioni con un qualunque sistema interno, ad esempio un sistema gestionale, ma non viene chiesto, non viene richiesto da nessuna parte che questo sistema gestionale debba avere delle specifiche caratteristiche, quindi che debba essere SAP o altri sistemi gestionali. L'unica cosa che è richiesta è che la macchina scambi bidirezionalmente, il che significa, è stato detto correttamente, che è sufficiente che la macchina lanci per esempio un avviso perché c'è un malfunzionamento, quindi un'anomalia della macchina, perché dia un segnale su una necessità di manutenzione della macchina stessa, dia indicazioni sul numero di beni che debbano essere, cioè, presenti nella macchina. Cioè, sono sufficienti queste tipologie di informazioni. Altro elemento che forse va chiarito è che la normativa richiede soltanto che la macchina sia in grado di fare queste operazioni, quindi di scambiare informazioni. Cosa diversa è, cioè non è richiesto quel passaggio ulteriore, cosa, come vengono utilizzati e che cosa fa l'impresa con questo tipo di informazione. Cioè, sono requisiti meramente tecnici, non sono requisiti legati al processo dell'impresa o al diciamo, processo organizzativo, la gestione organizzativa dell'impresa. È solo un requisito tecnico. Se il macchinario è in grado di scambiare, è agevolabile perché è automaticamente riconducibile a una delle voci dell'allegato A e rispetta i requisiti perché scambia bidirezionalmente i dati. Stop, non è richiesto altro per l'agevolabilità del macchinario. Provo ad aggiungere, cioè a interpretare anche una parte del discorso, se ho capito bene. Quindi per l'agevolabilità sono richieste queste caratteristiche che lei ha spiegato. Poi il piano di iperammortamento dura un certo numero di anni, diciamo 10, per fare una cifra a caso. Comunque, insomma, sono un numero di annualità in quest'ordine di grandezza. Il fatto che ci sia la bidirezionalità dell'interconnessione e che questa venga o non venga utilizzata secondo criteri che al momento non sono stati stabiliti, rimette in discussione l'agevolazione? Allora, l'agevolazione è chiaramente legata al rispetto dei requisiti. Diversamente, per investimenti realizzati fino al 2018, quell'investimento è declassato a un superammortamento. Quindi se l'investimento, se la vending machine viene mantenuta per tutto l'arco temporale, i 10 anni immaginati, per tutti i 10 anni deve poter scambiare, quindi deve essere interconnessa. Se perde questo requisito, non è che c'è un meccanismo di recapture, di recupero delle agevolazioni fin lì erogate. Si interrompe l'agevolazione per gli anni rimanenti di ammortamento, a meno che il bene venga venduto e non sostituito, ma questo, diciamo, è una quasi una patologia, chiamiamola, nell'utilizzo della misura. Quindi è richiesto il rispetto dei requisiti, in sintesi, per tutta la durata, per avere i 10 anni di la piena, diciamo, agevolabilità, quel 36% circa di risparmio che equivale alla maggiorazione prevista dell'iperammortamento.
se viene venduto, viene ceduto prima, se non è interconnesso, si perde parte dell'agevolazione. Questo, diciamo, è la sintesi. Fermo restando che dall'inizio alla fine deve soltanto poter, cioè in potenza deve scambiare dati. Se poi lo fa come vengono utilizzati è una questione che esula dall'agevolabilità del macchinario. Ma considerate sufficiente la risposta o bisogna chiedere qualche ulteriore dettaglio? Perché a me verrebbe in mente soltanto una cosa, però non sono un tecnico, dovete dirmelo voi. Quindi come si fa a determinare se cessa la bidirezionalità, se cessa l'interconnessione? Allora, il rispetto dei requisiti viene determinato, viene individuato in sede di accertamento. Se l'accertatore verifica che non è interconnesso perché non è in grado di scambiare dei dati, decade chiaramente l'agevolabilità. Ci sono degli accertamenti. Ci sono i normali accertamenti del standard dell'Agenzia delle Entrate, quindi non degli accertamenti mirati sulla misura dell'iperammortamento, però se l'impresa ha fruito dell'iperammortamento può avvalersi per la verifica dei requisiti tecnici anche del supporto del Ministero dello Sviluppo Economico. Avete qualcosa da aggiungere? No. Allora, si deve accomodare lì oppure non so se c'è un microfono. Provi. Carlo Bocco, Ristoro. Un'osservazione, allora, la prima osservazione è che mi sembra che noi oggi abbiamo avuto due buone notizie che si combinano bene. Perché credo di poter dire che uno dei principali freni all'utilizzo di questa agevolazione è stato combinarsi di due fattori: uno, i ritardi che ci sono stati nel riconoscere l'applicabilità verso tecniche, l'altro che noi lato relazione con l'Agenzia delle Entrate abbiamo avevamo perlomeno, che si sono un po' schiarite le nebbie, avevamo una data entro cui forse avremmo dovuto cambiare parte dell'elettronica dei nostri dispositivi, cosa che diciamo frena un po' gli investimenti su temi di interventi sull'elettronica delle macchine, perché di fatto di questo si tratta. Quindi noi oggi abbiamo avuto due buone notizie che stanno venendo bene insieme. Primo, lato certificazione corrispettivi, si parla di intervenire essenzialmente sul flusso dati, non su hardware, sembra, speriamo. Due, ci viene detto che probabilmente l'iperammortamento viene esteso all'anno prossimo. E queste due cose stanno molto bene insieme e giocano secondo me a favore di un accesso a questa agevolazione significativa da parte del nostro settore. La domanda che volevo fare è questa: sulla previsione dell'estensione al 2019, quei limiti di importi che lei chiamava sono relativi ai nuovi investimenti 2019, fatto salvo la possibilità di recupero senza limiti di tutto il pregresso che può essere comunque interconnesso successivamente? Oppure se uno incomincia l'interconnessione nel 2019 si ferma a 2,5 milioni nel recupero degli investimenti vecchi? No, è fatto salvo tutto ciò che è, tutti gli investimenti conclusi nel 31 dicembre del 2018 o per cui si è almeno pagato quel 20% di acconto, perché la misura del 2018 prevedeva la... Ah, ok, ho capito qual è il dubbio. No, d'accordo. Quando viene interconnesso il bene è del tutto neutrale rispetto alla disciplina. Quindi se l'investimento è stato realizzato nel 2018 e poi viene interconnesso nel 2021, sempre nel 2018 è realizzato. Quindi i nuovi scaglioni iniziano dal 1 gennaio del 2019. Tutti gli investimenti che vengono fatti a partire dal 1 gennaio del 2019. Quindi tutto il pregresso è fatto salvo. Non ha importanza quando viene interconnesso. Non so se tutti, cioè aggiungo soltanto un elemento probabilmente noto a tutti, ma se viene acquistato un bene, il bene è agevolabile attraverso il superammortamento fino al 2018. Se questo bene è interconnesso,
L'agevolazione dell'iperammortamento scatta dal momento in cui avviene l'interconnessione, ma è consentito il recupero anche del periodo precedente. Quindi non ha importanza quando viene interconnesso il bene acquistato fino al 31 dicembre del 2018, ma ha importanza soltanto che venga acquistato. Cioè quello. Ok? Viene aumentata la percentuale d'aliquota da detrarre dal momento dell'interconnessione. Sì, esatto, viene distribuito sugli anni fino alla chiusura del periodo di ammortamento. Ci sono altre domande in sala? Prego. Giuseppe Geraccio, sistemi Enni, che facciamo software per sistemi di pagamento. Mi sembra di aver capito che, aspetto, ma forse mi sentite, mi sembra di aver capito che i sistemi devono essere potenzialmente bidirezionali, cioè devono avere la capacità di trasmissione dati bidirezionali. Quindi le mie domande sono due principalmente. Non è detto che l'azienda li debba interconnettere o li deve interconnettere per forza, cioè oltre ad avere la potenzialità, questa è la prima. La seconda, si dice, definizione abbastanza tecnica, possibilità di scambio da remoto. Definiamo, perché da remoto che significa? Via cavo, via Bluetooth? Basta che non sia nelle vicinanze della macchina, c'è un mezzo che identifica la trasmissione da remoto come principe, oppure va bene qualsiasi tipo di mezzo? Allora, partiamo dalla seconda. Non c'è un mezzo privilegiato, può essere Bluetooth, può essere, insomma, non è. L'importante è che ci sia un sistema con prepari cui, i dati che, e lì. Poi la prima invece, non deve essere soltanto potenzialmente interconnessa. Cioè non ha rilevanza ai fini dell'agevolabilità il fatto che quei dati o che quella funzione venga effettivamente utilizzata dall'impresa. Ha rilevanza il fatto che il bene sia collegato, sia interconnesso, abbia un indirizzo IP, cioè, e sia in grado di scambiare. Che poi l'impresa non modifichi il prezzo attraverso il gestionale o attraverso il suo software, ma lo modifichi tradizionalmente a mano, anche se potenzialmente la vending lo potrebbe fare da remoto, non ha rilevanza. Okay. Quando parla di indirizzo IP è un esempio. Sì, è un esempio, è chiaro. Ritorniamo ai mezzi. No, se leggete questa circolare di maggio c'è anche tutti i protocolli di interconnessione sono anche protocolli de facto, non certo, sono soltanto, quindi basta che abbia, diciamo, la struttura hardware che consenta di farlo, perfetto, però perfetto. Deve essere effettivamente potenzialmente operativa, poi che venga utilizzato o no per questa specifica misura è irrilevante. Perfetto. Naturalmente la nostra ambizione è che si parta dalla potenzialità del bene per spingere le imprese anche a modificare il modello organizzativo e a utilizzarlo, però è irrilevante. Posso aggiungere una cosa? Nella norma si parla anche, c'è un aspetto tecnico importante, della possibilità o necessità di identificare in maniera univoca il distributore automatico. Quindi questo, al di là del protocollo, dello standard di fatto utilizzato, devo poter essere in grado di identificare in maniera univoca da quale macchina mi arrivano i dati e a quale macchina li voglio mandare. Quindi questo è il minimo necessario per poter certificare l'interconnessione. Immagino che ne devi anche tenere traccia, perché quando viene il grigio verde in ditta qui i 5 te li conta tutti fino all'ultimo e i 2 pure. Quindi, tornando anche al discorso del gestionale, se lo riduciamo a un foglio di Excel, poi con la Guardia di Finanza chi ci parla? Se diciamo che deve avere un minimo di criterio, forse un qualcosa serve. Capisco che non debba essere il SAP, che sappiamo tutti essere un software molto complicato da usare, o software internazionali, ma un minimo di gestione io
avendo fatto 15 anni commercialista, poi col grigio verde cominciamo, commissione tributaria, agenzie entrate, eccetera, eccetera. Quindi su questo io sarei un po' più schiscio per trattandosi di interpretazione fiscale, poi l'interpretazione autentica spetta a voi del Ministero. Forse sarebbe utile che uscisse un qualche chiarimento di sorta su questa integrazione, che poi è il punto 3 al video adesso. Detto questo, secondo me è banale anche farlo, cioè non è che ci siano sistemi gestionali sul mercato che così complicati e sono praticamente quasi tutti pronti con tutti i sistemi che la tecnica ha sviluppato. Di qui, quando abbiamo organizzato con Confida questa tavola rotonda, che doveva essere tutto sommato di un argomento superato, perché è fatto su un argomento superato che è stato superato a maggio, su cui poi ci sono stati tanti incontri, Confida l'ha voluto organizzare perché è rimasta molto perplessa sul finalmente avendo avuto il via libera a maggio, dopodiché mi risulta che pochissimi hanno attivato questa misura delle aziende. Quindi più che voi fare domande a noi, mi permetto io di farne una a voi. Ma perché? Perché in una fase dove la digitalizzazione delle aziende è la chiave e il futuro delle prossime aziende, del futuro delle nostre aziende, dove sempre di più il colloquio col consumatore finale e quindi l'uso del digitale è quanto di più dirompente esiste sul mercato, noi siamo un'altra volta fermi al palo. Per una volta tanto lo Stato ci viene in aiuto con una misura importantissima, 36%, ma adesso l'ultima slide fa i conti in tasca, ci fa i conti in tasca, con una contribuzione del genere non ne abbiamo approfittato per passare alla fase digitale del settore. Nessuno ha fatto quasi niente. Io non voglio dire cosa ha fatto il VS, perché lo scriviamo sui bilanci, quindi basta che ve lo andate a leggere. Poi dove finiscono quei soldi vediamo di capirlo dopo, ma sono veramente perplesso sul fatto che non so chi ha presentato la dichiarazione al 31 di ottobre 2018 per l'anno 2017 usufruendo di deduzioni per iperammortamento in sala. Alzi la mano, sono veramente curioso. Su, chi l'ha fatto? Oh, bravo, uno, due, tre, dai, bon. Almeno 1.000 euro di deduzione, non dico qualche milione, no, almeno 1.000 euro. Neanche una mano avete fatto, neanche le 5 dita di una mano avete fatto. Chi lo farà nel 2018? Sempre una mano. Sempre, no, forse due mani, però i piedi no, Va bene, ma mi chiedo il perché. Sono soldi importanti. Poi c'era comunque confusione relativamente. Gigi, ho chiesto chi li utilizzerà quest'anno. Manca ancora un po' dei mesi. Che sono arrivati adesso. Se vuoi ne pongo uno io. Ho visto che le splendide tabelle che registrano anche le percentuali che ci hanno portato ad essere tra i primi in Europa a livello di riduzione fiscale. Dopodiché facciamo una manovra per l'anno prossimo che è va bene. La senatrice è andata via, non ti sente. Però d'altra parte è questo. Allora, ad oggi nessuno ha chiarezza di quello che sarà veramente il 19. Allora, se posso interpretare, come sempre, un po' giornalisticamente questo intervento, ma questa cosa è... non riguarda soltanto questa platea, ma riguarda una larga fetta. Anche nei dati UCIMU recenti si è vista questa cosa, e cioè chi non ha, per un motivo o per l'altro, utilizzato l'industria 4.0 nella parte finale del 2017 o all'inizio del 2018, per un motivo o per l'altro, voi non la potevate neanche utilizzare fino alla metà del 2018, no? Mi pare. Comunque, chi non l'ha fatto ora tende ancora a non farlo o non è particolarmente stimolato a farlo per
l'incertezza che ha citato adesso quel signore, che è un'incertezza, se volete, impalpabile, politica. Adesso qua non stiamo parlando di politica, quindi non trattiamo questo argomento, che è un'altra storia. Credo che questa sia in parte una spiegazione che riguarda molte delle imprese italiane che in questo momento attraversano una fase un po' particolare della loro storia. Dopodiché, per quello che riguarda questo settore, probabilmente ci sono delle motivazioni però specifiche. Posso fare una domanda? Io credo che tutte le imprese di gestione dal 1 gennaio 2017 ad oggi hanno comprato almeno un distributore automatico. Se lo interconnettete, quel distributore automatico vale quei soldi che ci sono lì. Non dico che ne comprerete sicuramente gli anni a venire, magari prendendo questi soldi, reinvestendo. Sono sicuro che i fabbricanti faranno campagne se voi li seguirete, se noi li seguiremo. Ma chiunque ha comprato un distributore automatico, se si va a montare un box, qualsiasi esso sia, che sia rispondente, e vi portate i dati a casa, metteteli, io vi suggerisco, in un mini gestionale, non in un foglio Excel, però magari ha ragione la Guardia di Finanza, esce con una disposizione che basta il foglio Excel, ok, a posto. I dati poi ci sono, bene, li guardate, li usate, fa niente, se ne parla dopo. Cominciate a digitalizzare, cominciate a comandare la macchina da remoto, che magari ti accorgi che una volta in più è guasta, che puoi fare un cambio prezzi, non devi proprio correre perché ti sei accorto che il maledetto tecnico sta vendendo la Fiesta a 20 centesimi perché adesso si è sbagliato. Posso aggiungere una Io cosa? Immagino che tu promuovi quel tecnico a capotecnico se lo becchi nella tua gestione, vero? Il dottor Calabro. Volevo aggiungere una cosa. Allora, questo è correttissimo, nel senso che da maggio è stata data un'interpretazione, ma era un'interpretazione, cioè non è che è stato modificato la normativa, per cui tutti gli investimenti anche precedenti a maggio sono potenzialmente agevolabili con l'iperammortamento. Importante per una cosa, che la vending machine deve essere nativamente digitale, cioè non si può applicare una scatoletta, un box che consenta di scambiare bidirezionalmente queste informazioni. Deve essere proprio la vending machine, così come è stata acquistata, che ha queste caratteristiche. Questo qua... Guarda che così non esiste, eh? La macchina si compone, la macchina è un impianto, si compone di tre elementi. Che tipo? No, questo qua deve essere chiaro perché vale per tutti i macchinari. Nessuna macchina. Proviamo a ragionare. Un attimo di silenzio. Dottore, guardi, nessuna macchina funziona da sola. Nel senso, se voi avete acquistato una macchina nessuna tradizionale macchina funziona da sola. Nel 2016, certo che no. Non è applicando una smart box che la rendiamo digitale. Nessuna macchina nasce che funziona da sola. Tutte le vending machines hanno a bordo almeno un sistema di pagamento. Ma quindi sono fatte da due elementi. Quindi sono un impianto. E in quanto impianto, tu lo puoi, almeno leggendo la normativa, completarlo anche nel tempo. Quindi non hai bisogno. Nascono nativamente di connessione. È chiaro che quella del 2016 o del 2013 non ce la fai a collegarla con una. Con un sistema digitale evoluto, perché è impossibile. Quelle più moderne hanno tutti la possibilità, quindi hanno tutta la possibilità di comunicare, dialogare attraverso porte digitali con i vari sistemi, e quindi possono essere composte. Nella interpretazione che abbiamo dato noi dalla normativa è un impianto appunto composto da più elementi, perché se metti giù fuori la vending machine tu non vendi nulla, perché non c'è un sistema di pagamento e quindi non riesci a realizzare lo scopo per cui la macchina è creata. Digiti ma non succede nulla, si aspetta un input dall'altro cervello che c'è dentro, che è la gettoniera, la chiave, tutto quel che è. Tutti questi sistemi poi possono essere completati con il sistema di interconnessione. Ne sono stati sviluppati da n produttori, un po' come dire il computer, il modello, cioè quando nasce una pressa non è che ci devi comprare, mettere per forza vicino il computer della Honeywell, puoi comprare anche quella Dell, anche quella dell'HP, e poi c'è chi fa il software per comandare le presse. Questa è l'interpretazione che è stata data. Perché se dice che la macchina, che la devono fare loro, i produttori di macchine non sono attrezzati per fare queste cose fatte finite, perché non fanno i sistemi di pagamento. Però cioè, l'importante è che sia predisposta. Certo che è predisposta. Dottore, domanda del presidente. Faccio una domanda perché
Tengo molto a questo discorso, ma non perché vendo macchine, ma me l'ho già spiegato. No, voglio capire quello che intende il dottore per digitale, in modo che sbarchiamo anche questo di problema, perché adesso è uscito fuori digitale vuol dire touch. No, no, allora chiariamolo, perché altrimenti non ci capiamo un'altra volta e ritorniamo un'altra volta nel buio. Non è una macchina touch il digitale. Io vorrei che il dottore ce lo spiegasse in modo che allora usciamo da questa stanza e sappiamo di cosa stiamo parlando. Okay. Ribadisco, la cosa importante è che sia in grado di scambiare in modo digitale queste informazioni. L'importante è che sia predisposta per fare un'operazione di questo tipo. Abbiamo evidenza in altri settori, quindi non parlo più delle vending, di macchinari del tutto tradizionali, quindi che non hanno questa predisposizione, a cui viene applicata una box che consente questo scambio di informazioni, dove quindi l'elemento agevolabile semmai sarebbe la scatola, ma non sarebbe il macchinario. Nel caso delle vending è stato chiarito se c'è questa predisposizione, quindi ha già le porte di connessione, la scheda elettronica, la potenziale connessione, quello là diventa una macchina agevolabile. Poi ok, dovrà essere integrata con gli altri elementi dell'impianto che la renderanno veramente interconnessa. Però l'importante è che abbia questa predisposizione nativamente, cioè non applico un pianto tradizionale, una box che comunica con l'impresa, che comunica da remoto, cioè questo non è sufficiente. Deve essere interconnessa la macchina. Deve essere per l'interconnessione. Deve avere, è come una macchina di una pressa in un'industria, non ha un touch, ha la possibilità di essere interconnessa e dal gestionale gli mandiamo il lancio di una produzione di una serie di componenti e lei ci ridice che l'ha fatto. Questo è l'interconnessione digitale, non si parla di touch, perché altrimenti usciamo un'altra volta dal seminato. Assolutamente. Ci sono altri dubbi, chiarimenti e domande in sala? Perché questo tema mi sembra che sia molto interessante e partecipato. Prego. Macchine connesse, abbiamo parlato di 840.000 macchine che sono abilitate da sistemi di pagamento digitale. Nel mondo ci sono all'incirca 1.600.000 macchine vending connesse. L'Italia quindi da sola potrebbe essere il 50% del parco macchine connesse che c'è al mondo. Questa è la leadership che si esprime in una questo genere. È evidente, e con questo mi associo a Galli, c'è bisogno di grande chiarezza, perché è un'industria molto avanzata con delle specifiche esigenze e delle specifiche condizioni. Non nasce nessuna macchina che ha già la connessione interna, è una macchina che è predisposta naturalmente, ma che poi viene dagli operatori, che sono una grandissima parte di questa platea, resa, diciamo, connessa e abilitata ai servizi di cui si stava parlando. Quindi io qui colgo due cose: uno, che c'è bisogno di maggiore chiarezza, e l'altra che l'Italia in questa platea ha un ruolo, una leadership importante nel mondo, e quindi va usata come leva di comprensione e anche di divulgazione industriale. Grazie. Ci sono altre domande, interventi? Non vedo mani, eccolo. Penso, raccogliendo informazioni che così in qualche modo si è sentito in confida con i colleghi, un grande aspetto negativo è l'aspetto fiscale. I commercialisti, gli assistenti fiscali delle società di gestione non sono per niente preparati a questo iperammortamento. Siamo noi gestori che dobbiamo spiegare al nostro interlocutore fiscale, può essere commercialista o chi che sia, come funziona l'iperammortamento, perché loro non sono preparati, non sanno dove andare a prendere le informazioni e hanno mille dubbi. Questo qua per tanti è un grosso problema, perché anche se uno volesse farlo
perché vuole iniziare un processo di digitalizzazione, si trova molte volte fermato dall'aspetto fiscale. E non è banale, perché comunque l'aspetto ha dei chiari scuri che non sono del tutto chiari, e con i rischi che stiamo correndo per molti diventa veramente difficile fare questa scelta, perché mancano anche del supporto fiscale. Sappiamo bene cosa vuol dire fare una scelta e poi dopo essere beccati, e questa scelta viene contestata ad un eventuale controllo fiscale, perché vuol dire ammazzarsi, perché oggi come oggi abbiamo visto cosa succede nelle gestioni. Per cui veramente, se uno vuole apprezzare, avvicinarsi a questo, deve essere in grado di spiegare al proprio consulente fiscale come funziona, altrimenti viene bloccato già a priori. Vuole dire qualcosa, dottor Tartaro, su questo? Dottor Calabro? Due cose volevo dire. Allora, sul supporto fiscale. Noi abbiamo fatto in questi 2 anni di vigenza della normativa dell'iperammortamento convegnistica e congressi a tappeto con i commercialisti di tutta Italia, con un dispendio di energie, considerando che poi il personale del Ministero che si occupa di questi temi è piuttosto esiguo, un dispendio di energie non indifferente. Siamo disponibili a interloquire con i commercialisti, siamo disponibili a interloquire direttamente con le imprese se hanno dei dubbi. Poi, se ci continuano a essere delle carenze, francamente è un punto su cui il Ministero non può intervenire oltre questo livello. L'altra cosa che posso dire, l'ho accennato durante la presentazione, che stiamo dando la possibilità di accedere direttamente attraverso questo voucher a fondo perduto alle imprese a un manager dell'innovazione, che chiaramente dovrà avere anche delle competenze di questa natura, dovrà essere in grado di guidare l'impresa non soltanto nella rimodulazione dell'eventuale processo produttivo, modello organizzativo che sia, ma anche nella capacità di fruire delle agevolazioni in essere. Mi sembra che dal punto di vista del Ministero un po' di attività a supporto delle imprese la stiamo facendo. Un altro elemento che voglio segnalare è che nelle verifiche, negli accertamenti che verranno fatti, non si intende avere un atteggiamento vessatorio nei confronti dell'impresa. Ci sarà un atteggiamento chiaramente di ragionevole, di rispetto dei requisiti tecnici, per cui non vi attendete, secondo me questa paura, questo timore dell'accertamento non deve essere così palpabile come mi sembra di verificare in questa occasione. Cioè, alla fine i requisiti che vengono chiesti alle vending sono semplici. Credo che l'imprenditore stesso sia in grado di capire se vengono rispettati o se non vengono rispettati. Quindi all'interno di questo schema logico che è stato descritto e che, se richiede dei chiarimenti ulteriori, forniremo dei chiarimenti ulteriori, vi potete muovere con una certa libertà. Non c'è il terrore, non ci deve essere il terrore dell'accertamento. Dottor Tartaro, voleva aggiungere qualcosa? Sì, volevo rilanciare una roba che forse abbiamo lasciato un po' indietro, accantonata, forse anche il cambio del direttivo Confida. Credo che Confida possa organizzare, contattando gli ordini territoriali dei commercialisti, delle giornate. Tanto devono far formazione, devono fare le loro ore di formazione tecnica. Se ci facciamo noi parte proponente, almeno quelli che ci hanno come cliente una società di gestione, magari l'incontro verranno a farlo. Quindi potremmo essere noi come associazione di categoria a formare i vari consulenti. Poi sta a ognuno di voi, imprese di gestione, dire al vostro commercialista: vatta, senti il convegno, e così almeno tipo, ho qualche soldo in più per pagarti la parcella. Allora, direi che potremmo passare anche alle conclusioni. Abbiamo sforato ampiamente, ma mi pare in maniera costruttiva. Io invito il Presidente Trapletti a tirare le conclusioni, come si dice. Bene, io ritengo che siano stati degli stati generali molto interessanti. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare persone ospiti. Diciamo che... Scusa.
ancora caldo. Scusami, cioè, comunque diciamo che non abbiamo chiarito tutti i dubbi, almeno a me no. Okay. Il fatto dell'interconnessione, il fatto del gestionale oppure no, che gestionale debba essere, cioè, quindi mi spiace ma io non sono uscito con un chiarimento totale di quello che noi dobbiamo fare per far sì che queste macchine vengano interconnesse e siano iperammortizzabili. Perché io le faccio una domanda, io metto la macchina in interconnessione oggi, il beneficio lo posso prendere da oggi. Questo dovrebbe rimanere per 7 anni, perché i circolari ministeriali dicono che l'ammortamento sui DA è di 7 anni. Non faccio nessuna azione verso la macchina da qua ai 7 anni. Il 6° anno arriva la Guardia di Finanza a farmi una verifica se quella bene è iperammortizzabile. Come dimostro io che è iperammortizzabile? Basta che io gli... Cioè, si fidano del fatto che io gli abbia detto che durante questo tempo l'ho sempre lasciata in quelle condizioni? Perché questo è un punto abbastanza importante da chiarire. Okay? Cioè, non so se sono riuscito a spiegare la questione. Questo è un punto che dobbiamo riuscire a chiarire. Devo tenere traccia o meno di cosa faccio verso quella macchina nei 7 anni in cui beneficio del... Io non lo so, forse non sono stato chiaro perché l'ho detto 3-4 volte, però in realtà non è richiesto che venga tenuta traccia. Non c'è nessun punto della normativa che richieda una cosa del genere. Allora, L'unica cosa che viene richiesta quando ci sarà l'accertamento è che in quel momento va dimostrato che può fare quell'operazione. Quindi io non viene richiesto che nello storico, in tutti e 7 anni, in qualunque giorno dei 7 anni sia avvenuto questo scambio, però nel momento in cui viene l'accertamento deve poterlo fare. Questo lascia abbastanza, perché io posso non aver fatto niente, non averla neanche interconnessa per 6 anni, quando arriva l'interconnesso io sono a posto, perché questo mi sta dicendo. No, deve averlo. Ci deve essere la pena. Allora, sì, innanzitutto, ma parliamo di... innanzitutto come sapete, per i beni superiori a 500.000 euro è ma non è il nostro caso. Che non è il vostro caso, peraltro serve comunque un'autocertificazione che certifichi, cioè che dichiari che l'interconnessione è avvenuta. E non posso dire qua che, cioè, voi, lei mi sta dicendo è possibile dichiarare il falso per 7 anni? No, non è possibile, non è legale. Nel momento in cui invece viene l'accertamento, comunque deve essere dimostrato che questo scambio possa avvenire. Punto. Quindi arriverà l'accertatore e verifica che da remoto si possano dare istruzioni e che la macchina dia scambi delle informazioni, quindi restituisca delle informazioni al sistema. Poi, se queste informazioni nei 6 anni non sono state utilizzate, è un problema di chi ha, dell'imprenditore, non è più un problema della norma. Non è utilizzate, ma analizzate. Diciamo, analizzate. O analizzate. Io poi sappiamo tutti quanto malevoli possono essere i verificatori. Allora, io ti dico quello che ho fatto io in IWS, che reputo e me l'hanno certificato sufficiente. Ho fatto verificare che la macchina equipaggiata abbia tutti i requisiti, adesso, da un perito di grido dell'università che mi ha fatto una bella perizia che dice che funziona. Quindi quei modelli di macchine fatte in quel modo lì, con gli impianti fatti in quel modo lì, comunicano con il sistema gestionale. Quindi il sistema gestionale che siamo noi ha già tutto. Poi io mi conservo una riga di trasmissione codice in uscita e una riga in entrata per ogni trimestre, per ogni macchina, nell'archivio del mio database. Quando verrà il grigio verde, se li vuole vedere, glieli farò vedere, che per tutto il periodo di. Altra cosa, non è che tu la macchina la devi tenere tutti gli anni, la puoi anche vendere e sostituire, la norma fiscale è chiara, qui entriamo in un aspetto fiscale che riguarda poco il MISE, però la norma fiscale, l'Agenzia delle Entrate, la parte sua l'ha scritta con molta chiarezza. Non è che lo perdi se la vendi, perché hanno voluto mettere una punizione a chi vendeva e va benissimo, ci sta, la ragione è chiara. Quindi se smetti di interconnetterla decadi da quello, ma non è che perdi quello che è sceso a conto economico. Tra l'altro, se le interconnetti adesso, impianti comprati e costruiti nel 2017-2018, ti
ti recuperi le quote arretrate, non è che sono perse quelle quote, l'ammortamento fiscale, l'iperammortamento fiscale viene più condensato e quindi recuperi quella parte di disponibilità dei fondi che il Ministero ha messo sul piatto per digitalizzare i settori italiani. Non capisco quali altri dubbi ancora ci possano essere. Chiaro che va assunto un atteggiamento di prudenza. Non credo che per un sistema gestionale storare quattro righe di transazione sia una roba così difficile. Mi sa che l'avete già fatto tutti quanti, quindi è una perplessità che fugherei abbastanza velocemente. Ecco. Vabbè, avevo perso il controllo della situazione, ma perché il dibattito è interessante, gli do la parola al Presidente. Dicevo che ritengo che sia stato uno stato generale molto interessanti, tre argomenti che ci coinvolgono direttamente come settore. Gli ospiti che abbiamo avuto, secondo me, ci hanno dato degli input importanti e chiarificatori, perché già il sottosegretario dell'Economia e Finanze Garavaglia, che è venuto, è vero, ha fatto un saluto, ma ho avuto l'opportunità poi di avere a fianco e quindi di potergli parlare, ci ha dato la disponibilità a presentare quesiti o richieste per poter essere poi inseriti nel DEF, e sicuramente con Michele lo faremo nel prossimo futuro. Con la senatrice Bonfrisco abbiamo avuto opportunità di parlare quando era seduta vicino a noi e ci ha dato ulteriormente la disponibilità ad andare ad un convegno che loro fanno il giorno 21 qui a Roma, dove si parlerà di plastica, e visto che sono loro che poi la recepiscono a livello di Parlamento e poi proporranno al governo, ed si è resa disponibile a sentire le nostre richieste, e questo è un altro aspetto importante, perché si apre un canale. Lei già ha detto, noi valuteremo bene come accogliere la direttiva europea e come modificarla se dobbiamo tutelare le aziende italiane, e quindi è un'altra apertura. Il dottor Calabrò, che ci ha, penso, chiarito i dubbi, se non tutti, spero la maggior parte, per quanto riguarda l'iperammortamento. Quindi sono tutte idee, e questi convegni, queste tavole rotonde servono apposta per chiarire i nostri dubbi e le nostre perplessità e farci tornare a casa per poterle poi utilizzare in azienda, e ritengo che questo sia assolutamente utile. Spero che i prossimi stati generali non si debba parlare più di problemi che hanno rallentato o appesantito il nostro fare impresa, ma che si possa solo parlare di opportunità per crescere ulteriormente in più di quello che stiamo facendo. E quindi l'unica cosa che posso dire è grazie per la vostra presenza, grazie per le vostre domande e di essere stati partecipativi. Dimostriamo ancora una volta che siamo un settore vivo, e la presenza di tutte queste persone, di queste aziende, è una chiara testimonianza. Quindi grazie a tutti, e ai prossimi stati generali vi aspetto. Grazie a tutti anche da Mario Maio, Tartaro e Calabrò, e arrivederci. Grazie a lei.